Buongiorno e benvenuti, siamo qui a Torino in compagnia dei ragazzi di Volonbright e del Forum del Volontariato per presentare questa grandiosa iniziativa Muoversi liberamente quattro passi su due ruote. Per fortuna il tempo è stato molto clemente, quindi tutti si stanno divertendo, abbiamo già raccattato cinque personaggi che hanno provato questa divertente impresa di andare a consumare un caffè al bar in carrozzina, loro che non l'hanno mai provata, poverini, o forse no. Questo me lo dovrete dire voi. Alla fine del giro dovranno compilare un questionario in cui appunto dovranno fare un riepilogo di questa esperienza con tutte le loro sensazioni, cosa hanno provato, se è stato difficile, eccetera, per capire se si sono fermati solo per prendere il caffè oppure no. Niente, quindi la giornata proseguirà, faremo altri interventi nel corso della manifestazione, ci vediamo dopo, a voi studio. Stiamo girovagando con il signor Luca. I nostri compagni ormai ci hanno già preso il largo. Sì, sì. La varietà umana. Impressioni. Ciao, impressioni du soleil levant. Impressioni, Sara, impressioni. Cosa? Ah! Non... Liberamente. Non... Ma però va bene, trovo che di beccare più gente, ma non si becca, se ne beccano pochi, comunque vabbè. Pochi ma buoni. Si dice sempre. Mettersi in gioco è difficile. Mettersi in gioco è difficile, vero, questa cosa è vera. Però è una bella provocazione. Abbiamo avuto una bella risposta. Sì, bella provocazione, bravi a chi ha avuto l'idea. La giornata sta proseguendo al meglio, come vedete le nostre forze sono ridotte ai minimi termini, però niente, la gente sembra molto più sensibile del previsto, soprattutto i ragazzini tamarri trovano un'attrazione fortissima da provare questa nuova avventura, si divertono, fanno i cretini, insomma quello che sono, dimostrano di essere. E no, comunque questa gioventù molto così attiva fa ben sperare in una società diversa, non come quella che vogliono, non so, i nostri politici che si interessano solo dei cazzi propri e non dei problemi reali della gente, senza ovviamente focalizzarci sulla disabilità, ma anche sul problema della casa o su altre cose di questo tipo. Un altro giro, un'altra cosa. Strano che abbiano voluto fare il giro più lungo. Beh, basta vedere questo, con questo viene dimostrato che qualsiasi altro paese del mondo è più civile dell'Italia. Anche la Svizzera, un paese neutrale, non gliene frega un cazzo di niente di nessuno, si sono fermati per provare questa esperienza. Quindi insomma, vabbè, fa sempre il piacere vedere comunque che la tamarria è più presente degli altri gruppi sociali, ad esempio a parte le due fricchettone all'inizio, poi solo tamarri o bambini o stranieri, cioè, e quindi l'italiano medio non viene a fare queste cose, l'italiano medio se ne sta a casa, va in giro per negozi e vuole vedere le vetrine e purtroppo è così. Comunque ci fa molto piacere che stranieri, bambini e tamarri siano molto sensibili. Questo è un dato molto interessante, che analizzeremo però dopo la pubblicità.
Volete due buoni per due caffè gratis? E qual è il feedback tipico che ti danno? Ce ne sono tre. Il primo: no. Il secondo: dovete andarci in carrozzella per sensibilizzare. Ah no, siamo di fretta. Il terzo è: bella iniziativa, no grazie. Questi sono i tre film. Poi c'è il quarto, invece gente più di quanto pensassimo presa bene che lo fa. L'analisi sociologica direi che è quella dei primi due o tre servizi, cioè la tamarria si è avvicinata molto al mondo della disabilità e questo non può fare che piacere, mentre sono mancati molto gli intellettuali di sinistra, quelli con la giacca di velluto e le clark ai piedi. Quelli non si sono fermati, ci hanno schifato dicendo: io se voglio un caffè me lo pago 4-5 euro al cavallo di bronzo piuttosto che al Gran Caffè Torino. Però si sapeva, loro vanno bene, vogliono fare solo carriera politica, vogliono solo andare ai festival del cinema, ai concerti, farsi tante canne. Quindi insomma dei disabili non gliene frega niente. Invece la tamarria è molto, molto presente, anche la vecchiaia, la gioventù, proprio quella feroce, quindi 15enni, 14enni, forse attirati da una nuova esperienza. Si sa che a quell'età si voglia fare nuove esperienze e fare un giro in carrozzina potrebbe essere annoverata fra queste nuove esperienze. Detto questo, in conclusione, visto che penso che sarà l'ultimo servizio della giornata, possiamo dire che siamo soddisfatti, perché pensavamo che le presenze fossero una, invece sono state al momento almeno una ventina di persone si sono fermate. Quindi lo possiamo ripetere, soldi permettendo, perché io di tasca mia non ci voglio mettere nulla. E quindi bene, devo ringraziare tutti, ringraziare il cameraman, ringraziare i compagni. Compagni si può dire. I compagni e niente. Al prossimo anno.